Di nuovo negli studi di Mattina 9 e adesso però andiamoci piano con i sorrisi perché torniamo a parlare di un argomento serio che è la politica. In vista delle prossime elezioni ormai imminenti amministrative vogliamo un po' definire le alleanze e lo facciamo in compagnia di Nello Palumbo, commissario UDC Napoli. Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora vogliamo dare un attimo una chiave di lettura per quello che è il panorama, insomma, delle alleanze politiche per queste prossime amministrative? Beh, il panorama è ancora incerto, non ci sono ancora definite le alleanze, i partiti sono naturalmente al lavoro, anche perché, come lei sa, sia nell'ambito della centrosinistra, sia nell'ambito del centrodestra, sia con riferimento, diciamo, alle liste che faranno riferimento al sindaco uscente De Magistris, i lavori sono in corso e tra l'altro anche con momenti di fibrillazione enorme che si sono verificati. Vede per esempio quello che accade nel centrodestra, c'è un partito che storicamente è connesso a questo schieramento, parlo di Fratelli d'Italia, che sono intenzionati a presentare un candidato autonomo rispetto a Lettieri. Così come all'interno della coalizione di De Magistris ci sono movimenti in queste ultime ore che lasciano anche intravedere la possibilità di un quadro di alleanze diverso da quello che si immaginava quando è partita la campagna elettorale. Senta. Nel centro-sinistra e lì naturalmente si è alle prese con la vicenda, ahimè, molto molto drammatica delle primarie del PD. Senta, ma qual è la posizione attualmente dell'UDC? Guardi, noi eravamo partiti quando sono iniziati i confronti fra i partiti in vista delle elezioni amministrative, eravamo partiti con un quadro di riferimento che immaginavamo dovesse essere quello dei partiti che hanno sostenuto in maniera vittoriosa le elezioni di De Luca alla Regione. E tant'è che c'era stato anche un contatto fra queste forze politiche. E in queste riunioni, che risalgono, diciamo, già a fine gennaio, quindi molto tempo fa, rispetto alla celebrazione delle primarie, l'UDC aveva proposto di abbandonare questo strumento perverso delle primarie. E avevamo ragione, perché abbiamo visto come funzionano malissimo, determinano danni enormi ai partiti che le indicano, ma anche alla politica in generale, perché quello che è accaduto nelle primarie del PD getta disdoro, disgredo sulla politica e i cittadini restano colpiti da quello che è accaduto. Ma a questo punto non crede che le primarie proprio andrebbero regolamentate a livello nazionale, di modo da applicare le stesse leggi? Guarda, che ci sono per le consultazioni elettorali. Lei non sfonda una porta, diciamo, sfonda un portone. Noi, la nostra cultura politica, quella dell'UDC, che si chiama un po' alla storia del cattolicesimo popolare, democratico, che l'ha visto interpretata la Democrazia Cristiana, il partito della Prima Repubblica, su cui poi bisognerebbe riflettere, diciamo, è stata criminalizzata senza valutare i meriti, le qualità, ciò che ha fatto per il paese. Però è una cultura che respinge queste forme di democrazia plebiscitaria, per cui le primarie, nelle primarie i partiti rinunciano al loro ruolo, i partiti hanno abdicato la loro funzione. L'UDC sostiene che i partiti devono assumersi la responsabilità di scegliere i candidati, non li possono affidare allo strumento delle primarie. È la metafora che viene sempre fatta. Chiedo scusa, è come il medico che di fronte alla malattia dice al paziente: guarda, scegli tu il farmaco. È uguale. I partiti devono assumere la responsabilità di scegliere i candidati, che devono essere i migliori, quelli più competitivi, quelli che sono in grado di reggere la sfida per vincere le elezioni, ma anche per governare bene. E noi, come UDC, quando c'è stato questo confronto fra i partiti, come dicevo prima, noi avevamo proposto di scegliere il candidato senza primarie e poi al limite sottoporlo a primarie confermative per valutare il consenso, diciamo, dei sostenitori, dei militanti di questa coalizione potenziale rispetto al candidato prescelto. È chiaro, è chiaro. A questo punto, secondo lei, Antonio Bassolino come dovrebbe comportarsi?
Guardi, io non entro nel merito delle vicende del però PD. Però ha fatto cenno ai brogli che ci sono stati all'interno delle primarie del PD, e allora... Guardi, è una vicenda tutta una aperta, è tutta ancora aperta all'interno, come lei sa, c'è un ricorso alla Commissione di Garanzia Nazionale e sono dinamiche rispetto alle quali diciamo, io non posso esprimere nessuna valutazione. Posso solo dire che quello che è accaduto ci conferma che noi come UDC avevamo ragione. Recuperiamo un metodo che difficilmente fallisce. Confrontiamoci con i partiti e insieme individuiamo una figura che possa adeguatamente rappresentare una coalizione politica e governare bene la città. Questo non è accaduto e adesso siamo in una condizione nella quale, come dire, il percorso è come se iniziasse adesso. Quindi con De Magistris noi abbiamo avuto la sua candidatura quinquennale, no? 5 anni c'è stato De Magistris. Come giudica questa esperienza di magistriana? Guardi, io la esperienza De Magistris non l'ho mai giudicata positivamente, con riferimento soprattutto alla prima fase della sua gestione. È una fase nella quale, ecco, anche lì prevalevano questi atteggiamenti populistici. Scassiamo tutto, la politica non scassa, costruisce, non scassa, non divide, unisce. E negli ultimi tempi, probabilmente consapevole degli errori commessi, mi pare che abbia assunto atteggiamenti più moderati. Naturalmente, come dire, anche questo sarà oggetto di una riflessione all'interno del mio partito, insieme anche, se possibile, alle altre forze che noi definiamo per comodità dialettica espositiva moderate e che, con le quali vogliamo provare a individuare se ci sono le condizioni per un percorso comune in occasione delle prossime elezioni amministrative. Io incontrerò la prossima settimana gli esponenti di queste altre forze politiche moderate e faremo una valutazione comune su come proseguire il cammino. Intanto allo stato delle cose abbiamo De Magistris che esce da un quinquennio a Napoli, Lettieri che sta adottando una politica aggressiva facendo una campagna elettorale veramente mirata al corpo. Lei come giudica questi due soggetti in campo? Con un pronostico, magari, se lo vuole esprimere. No, pronostici non ne facciamo. Vorrei fare il pronostico che vince la politica e all'interno della politica vinca anche, se possibile, la formazione che io rappresento, l'UDC. Però... Il giudizio su Lettieri, io confermo, un giudizio assolutamente non positivo rispetto al modo di proporsi alla città, rispetto alle modalità con le quali anche sta caratterizzando questa campagna elettorale, eccessivamente denigratoria nei confronti di Napoli. Anche qui, ecco, prevale questo senso di responsabilità che si richiama ai valori del mio partito. Ci vuole senso della misura, ci vuole equilibrio. Io non posso per strumentalizzare, diciamo, una battaglia politica, non posso scrivere che Napoli è la prima città ha il primato nelle rapine, diciamo. E si può parlare di sicurezza in termini diversi, non in termini demagogici e non in termini populistici. Mi sembra che la destra abbia questa impronta populistica e quindi io sono molto molto diffidente rispetto all'operazione Invece Lettieri. Invece De Magistris che impronta? Gliel'ho detto prima, c'è un double fast, non esiste double fast. C'è una prima fase in cui questa impronta populistica era molto marcata. Mi riferisco alla campagna elettorale questa volta, ecco, di De Magistris che sta avendo. È un po' più low profile. Ma diciamo. La campagna elettorale non è ancora iniziata, guardi, perché i candidati non ci sono ancora. Ci sono, o meglio, non ci sono ancora tutti. Le forze politiche non sono ancora tutte schierate, i candidati non sono ancora tutti schierati, i confronti fra i candidati, io parlo in una sede che sicuramente come dire, favorisce il confronto fra forze politiche e candidati, sicuramente sarà un momento serio di verifica rispetto ai programmi che saranno presentati ai cittadini napoletani. Esatto, ha detto bene i programmi di cui al modo in cui si vogliono affrontare i problemi e io spero che prevalga serietà, buonsenso, equilibrio, moderazione. C'è però uno scenario spaccato proprio della politica, proprio questo scenario spaccato però avrebbe potuto dare un vantaggio maggiore ad una forza antipolitica, quella del Movimento 5 Stelle, che però paradossalmente ha scelto di puntare su un nome poco conosciuto. Secondo lei questa mossa è una mossa un po' ricercata? Guardi, io francamente non so dire se
è un gesto di desistenza anticipata da parte del Movimento 5 Stelle. Si rinunciano preventivamente già ad ambire al governo della città, o se invece, se questo non è un atteggiamento tattico, una scelta tattica. E allora questo, ma ecco, rivela tutta la insufficienza delle modalità con le quali anche 5 Stelle seleziona i propri candidati. Non è possibile col click, poche decine di militanti iscritti, aderenti al Movimento 5 Stelle, scegliere il candidato sindaco. D'altra parte, diciamo, con una modalità di primarie molto molto oscure, qualcuno sostiene addirittura che sono, insomma, eterodirette, c'è qualcuno che muove i fili, quindi non c'è trasparenza. E allora io capisco che 5 Stelle raccoglie un disagio reale, però purtroppo non dà le risposte giuste. Ma se ci fosse stato Di Maio, che cosa sarebbe accaduto secondo lei? Guardi, sicuramente Di Maio è una figura popolare, vicepresidente della Camera, però io non amo la politica dell'immagine. Senti, allora torniamo ai programmi. Le universiadi possono rappresentare una risorsa per il capoluogo partenopeo? Ce ne sta parlando tanto, così mettiamo, guardi, anche un po' in campo dei temi concreti, ne abbiamo fatto cenno poc'anzi. Guardi, certamente sì, si immagina la presenza di 10.000 giovani universitari provenienti da tutto il mondo. Naturalmente ci sono altre attività indotte, c'è una mobilitazione di persone, di uomini, di cose, e questo può sicuramente dare una scossa, ecco, diciamo, alla condizione di stagnazione in cui soprattutto la città di Napoli vive. Però attenzione, ecco, non commettiamo l'errore che abbiamo commesso col Forum delle Culture, perché anche quello poteva essere un grande evento. E invece? E invece il Forum delle Culture, ecco, questo, se dovessi fare, ecco, un bilancio rispetto anche agli errori commessi da De Magistris, dovremmo dire che è stato un flop il Forum delle Culture. Poteva essere un'occasione, un'opportunità, e invece abbiamo visto che ha assunto un profilo molto basso. Invece questo del 2019 può essere un'ottima opportunità, questa è una città, naturalmente bisogna rinnovare gli impianti sportivi, avremo una presenza di giovani, avremo una serie di accompagnatori, avremo una città che si può animare. E l'occupazione? Ma indubbiamente, come dire, il un vantaggio perché lì da che si vedrà se il progetto è concreto, un vantaggio occupazionale da investimenti che sono legati anche ad eventi di questa portata sicuramente c'è, però quello è un tema sul quale bisogna ragionare per pensare a un'occupazione duratura, un'occupazione stabile, consolidata, cioè. E non invece a fatti contingenti occasionali. Però nelle dinamiche del lavoro contemporaneo, poiché nessuno può immaginare, come si dice, come nella società americana, che può fare lo stesso lavoro per tutta la vita, e le esperienze anche temporanee, diciamo, possono essere aiutare a un percorso, soprattutto dei giovani, per raggiungere poi una maturità nel mondo del lavoro. Senta, secondo lei, allo status quo, abbiamo delineato un po' un quadro un po' geopolitico, no? Anche un po' dei vari partiti, di tutto quello che sta accadendo oggi. Secondo lei, quale potrebbe essere l'elemento importante, catalizzante, che potrebbe poi fare la differenza al momento del voto? Beh, guarda, qui come sempre accade in politica, cioè, sono due i versanti sui quali poi si comunica con gli elettori, si cerca di attrarre il consenso. C'è quello dei programmi, che naturalmente io spero che non siano annunci, libri dei sogni, opere irrealizzabili, ma siano programmi concreti, poche cose ma che si possono realmente fare. E poi c'è anche naturalmente la caratura dei candidati, perché non vi è dubbio che in una società della comunicazione l'appeal che può esercitare il candidato ha un suo peso nella competizione elettorale. Però ecco, se dovessi proprio fare un appello agli elettori e ai cittadini a dire, insomma, noi non eleggiamo, insomma, una miss, eleggiamo chi deve governare una città. Quindi attenzione ad essere troppo attratti
dall'aspetto personalistico, pensiamo più all'aspetto dei contenuti. E quindi sì, questo è... E credo che tutti ci auguriamo questo, insomma, in questo momento. Per il bene della città, per il bene della città abbiamo troppe volte abbiamo assistito purtroppo a personaggi che hanno illuso con la loro capacità di manipolazione di, comunicativa. Sì, di ipnotizzare gli elettori e poi il fallimento della loro esperienza. Ma adesso è più difficile ipnotizzare dopo tanti anni. È difficile adesso. Speriamo. Ringraziamo allora Nello Palumbo, commissario dell'UDC, il partito dell'UDC Napoli. Adesso andiamo in pubblicità, poi dopo abbiamo un appuntamento. E poi tra pochissimo ancora lo spazio del Cucinando del MD. Grazie, restate con noi, pubblicità.